Buongiorno. Riccardo, sì. Grazie. A queste europee ha vinto il modello Schlein sulle candidature e se le possiamo chiedere, lei si aspetta anche una possibile capodelegazione nel Parlamento europeo, magari? Ma adesso abbiamo fatto abbiamo ottenuto un risultato importante, figlio anche di una lista che ha permesso di tenere insieme tutte le sensibilità del Partito Democratico, di tenere insieme l'esperienza degli amministratori e l'esperienza anche professionale di figure della società civile, quindi questo ha pagato insieme all'attivismo della segretaria che ha attraversato l'Italia da nord a sud con la possibilità di parlare ai cittadini su quelli che sono i temi della quotidianità. Abbiamo parlato di sanità pubblica, di salario minimo, abbiamo parlato di scuola, abbiamo usato i temi che riguardano le nostre comunità, problemi, difficoltà, ma anche ambizioni, aspirazioni. Siamo riusciti a interpretare il paese, a interpretare anche delle risposte nuove, a domande nuove che arrivano dalla nostra comunità. Si è sentito tutelato più dalla sua comunità che da altro, visto questo grande appoggio che dalla regione Puglia, dalla città di Bari? Ho sentito da... sì, la mia città... mi ha votato uno su due, quindi devo ringraziare la mia città che ancora una volta mi ha dimostrato tanto affetto, ma ho ricevuto una fiducia e un affetto anche da tutte le comunità del Sud Italia, oltre ogni aspettativa onestamente, non mi aspettavo un risultato così importante, quindi sento anche il peso della responsabilità di custodire questa fiducia che mi è arrivata, non la tradirò. Martedì c'è la manifestazione, di nuovo un banco di prova per il Campo Largo che in Puglia non c'è stato perché Conte non l'ha appoggiato. Adesso stiamo facendo una campagna elettorale insieme per il ballottaggio, l'impegno dei due candidati sindaci a Bari città era l'impegno di andare uniti dopo il ballottaggio, è come se avessimo fatto le primarie al primo turno. Spero nel futuro, superate le europee, perché le europee col voto proporzionale tendono normalmente a esasperare un po' le divisioni, le differenze tra i diversi partiti. E adesso che non ci sono più elezioni proporzionali, spero che si cercherà invece di valorizzare quelle cose che ci tengono insieme, quelle cose che ci uniscono, e sono tante, a cominciare dall'autonomia, dal contrasto all'autonomia differenziata. Quindi spero che la coalizione dei progressisti, se la vogliamo chiamare così, abbia la possibilità di diventare davvero coalizione nei prossimi mesi di attività politica, anche perché il centrodestra ha dimostrato anche agli europei di non essere maggioranza nel paese.